segnano, credo, una svolta nell'ambito dell'organizzazione degli eventi in questa città. Guardate, il colpo d'occhio che offre stasera la Smile Arena è straordinario. E questo mette a tacere un po' le polemiche dei mesi scorsi e credo che ci consegni una verità inconfutabile. Un anno e mezzo fa, quando nessuno credeva all'iniziativa che stava per mettere in campo, cioè riqualificare quest'area per consegnarla alla città affinché si potessero organizzare eventi, c'era scetticismo, sono piovute come al solito le critiche dei soliti noti. Oggi, dopo anche l'esordio di ieri, abbiamo la conferma invece che questa è stata una straordinaria intuizione. Quest'anno, in questo periodo ancora con il Covid, riusciamo ad ospitare 1500 persone, grande entusiasmo, persone che provengono da tutta la Campania, che stanno cominciando a conoscere la nostra città. Immaginate cosa potrà accadere quando finalmente supereremo il Covid e potremo organizzare eventi ancora più partecipati. Pensate comunque di apportare qualche piccola modifica, visto che, diciamo, quest'area per Avellino durerà massimo 2 mesi all'anno. C'è qualcosa, insomma, che state pensando per ovviare a questo, anche se è difficile? Guardi, la Smile Arena nasce come area all'aperto. È un'area che riesce ad avere la disponibilità di un ampio parcheggio, quello dello stadio, è facilmente raggiungibile, non crea ingorghi in città. Ha queste caratteristiche che si prestano per organizzatori. Il tema non è attrezzare l'area, il tema è finalmente poter offrire quest'area a chi organizza eventi, e poi è chiaro che starà a chi li promuove, come è il caso di stasera, allestirla. Noi però abbiamo messo a disposizione di questi promoter una straordinaria opportunità che sicuramente apre anche le porte della città a tanti turisti. Mercato di sera, esperimento, necessità, come la valuterà? Avevo annunciato questa volontà agli stessi ambulanti, confermando la data già 2 settimane fa. È chiaro che mettere d'accordo 300 stendisti è praticamente impossibile. È un esperimento, ma direi che anche la possibilità di far conoscere a tante persone il mercato bisettimanale, anche perché ho notato che in periodo di Covid c'è ancora un po' di resistenza da parte dei normali fruitori. E poi devo dire che questa atmosfera, con sullo sfondo Monte Vergine, tutti i monti irpini, anche con le luci che saranno montate dai vari stendisti, sono convinto tutta questa atmosfera offrirà uno scenario straordinariamente bello a tutti coloro che saranno presenti qui sulla Smile Arena per il mercato sotto le stelle. Sindaco, non la preoccupa un po' che non sappiamo ancora cosa c'è sotto i nostri piedi? Noi in realtà lo sappiamo, fondamentalmente, nel senso che io voglio ricordare che durante il post terremoto quest'area è stata abitata da centinaia di persone, è stata infrastrutturata, e anche quando sono state ospitate le ecoballe sono state apportate tutte le più elevate misure di sicurezza. L'isola ecologica, per definizione, poiché sono stati conferiti fondamentalmente RAE e materiali non inquinanti, non desta preoccupazione. È evidente che noi dobbiamo però approfondire quella che è qualsiasi eventuale presenza nel sottosuolo. Quelli che sono stati i sondaggi effettuati finora ci hanno tranquillizzato. Ricordo che alcuni parametri sono elevati rispetto ad alcuni elementi perché abbiamo valore di fondo, quindi da questo punto di vista al momento certamente non c'è nessuna preoccupazione, ma come è giusto che sia, d'accordo anche con ARPAC e con ASL, dobbiamo approfondire le presenze, consapevoli che ragionevolmente non ci sarà nessun problema.